Ben ritrovati cari telespettatori, dunque prosegue il nostro viaggio, il nostro incontro con i nostri ospiti che ci vengono a trovare qui per parlare di Orizzonte Fano in attesa dell'Ost Forum Urbano che si terrà il 4 marzo prossimo. Come vedete dal, dall'inquadratura generale c'è l'assessore Samuele Mascherin, assessore all'ambiente e ai servizi educativi del comune di Fano. Buonasera assessore, buonasera. Allora, perché fare un piano strategico a Fano? Perché dobbiamo dotarci di strumenti per costruire il futuro della nostra città che in questi anni è cambiata profondamente, non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche economico e sociale, così come a livello nazionale è cambiata la società e noi abbiamo la necessità in qualche modo di leggere questi cambiamenti e insieme ai cittadini provare a immaginare quella che potrà essere la Fano del 2030. Tra i servizi fondamentali eh, ci sono quelli legati chiaramente all'ambiente Pare, leggendo i dati, che i fanesi abbiano imparato, per esempio, a risparmiare eh, rifiuti, ad avere più rispetto della loro città e così. Sì, questo è un dato positivo perché dal 2010 al 2014 noi siamo passati da circa il 33% a quasi il 73% di raccolta differenziata e contemporaneamente nello stesso lasso di tempo abbiamo avuto una diminuzione dei rifiuti solidi urbani pro capite di circa il 9,5%. Sono risultati molto importanti per i quali Ancitel addirittura ha premiato il Comune di Fano, grazie ovviamente all'impegno di ASET SPA, nel 2015 come... Miglior risultato tra i comuni, tra i 50 e i 100.000 abitanti a livello nazionale. Sono risultati chiaramente che ci rendono orgogliosi ma che in qualche modo ci eh, caricano anche di una serie di responsabilità nuove per il futuro. Ecco, da questi dati posso, si possono prendere spunti utili per, per questo piano strategico? Sì, assolutamente, perché innanzitutto c'è una riflessione da fare sulla qualità della vita nella nostra città e su questo probabilmente c'è anche la necessità di immaginare un potenziamento ancora maggiore del porta a porta e dall'altro c'è la necessità ovviamente di immaginare anche quello che può essere il futuro, ad esempio della nostra democrazia e credo che questo sia un tema sensibile sul quale è bene che siano in primo luogo i cittadini ad esprimersi. Ecco, cambiando radicalmente argomento, fanno purtroppo segna un drastico uh, un calo delle nascite e su questo bisognerà riflettere. Insomma. Assolutamente, la nostra è una città che ad oggi conta 60.852 abitanti, è un risultato... Che segna sostanzialmente l'arresto dopo tanti anni, dalla seconda metà degli anni 90 della crescita tratti anche impetuosa della nostra città e della nostra comunità. È un dato che segna un assestamento, non una decrescita, questo è bene sottolinearlo, ma dentro questo dato va colto questo elemento importante, e significativo di un meno 28% di. Nascite. E questo ci interroga non solo su quella che potrà essere un po' l'identità della Fano dei prossimi anni, ma anche come ripensare alcuni servizi, ad esempio quelli proprio all'infanzia. Ecco, sul fronte invece dell'istruzione c'è un segno più. Sì, un dato che segna una crescita, in questo senso immateriale, della nostra città, ma importante non solo dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista economico. Nel 1991 erano circa il 5% i laureati all'interno della nostra comunità. Eh, nel 2011 il dato registrato è del 14%, quindi c'è una crescita esponenziale che segna sicuramente un miglioramento, anche questo, della qualità della vita nella nostra città. Ma che convive con un dato interessante: ancora nel 2011 tra i 15 e i 62 anni c'è un 5% di popolazione che non ha completato gli studi primari e questo ovviamente impone una riflessione anche su quelli che devono essere gli spazi per poter garantire anche a questo segmento della popolazione la possibilità di poter eh, costruire una propria istruzione anche in una fase avanzata della proprietà. Ecco, alla luce di tutti questi dati che cosa può fare un piano strategico in questo senso? Un piano strategico per provare a ridefinire veramente un piano Uh, in questo caso, un piano regolatore sociale, se vogliamo, della nostra città, in grado di leggere i desideri, i bisogni, anche le paure in alcuni casi, oltre che le aspettative dei nostri cittadini e, a partire proprio dalle indicazioni, dai suggerimenti dei cittadini, provare a costruire la FANO che verrà, la FANO possibile, la FANO del 2030. Ecco, suggerimenti che chiaramente siete tutti invitati a porre su un tavolo, nero su bianco, per la prima volta possiamo dire eh, il 4 di marzo in un appuntamento fondamentale, al quale davvero. Vi invitiamo a partecipare perché poi è facile criticare, è facile dire che le cose non vanno bene in una città, poi è più difficile invece quando si viene chiamati a dire adesso ok qual è la vostra proposta, qual è la tua proposta per migliorare la città e allora questa è un'occasione da non perdere. Segnatevi questa data il 4 di marzo alle 9 del mattino all'ex chiesa di Sant'Arcangelo, poi a seguire all'interno della splendida Medioteca Montanari in una giornata di lavoro straordinaria che speriamo possa essere davvero una bella fucina di idee eh, però c'è da segnare anche un'altra data, quella del 28 febbraio, termine entro il quale bisognerà iscriversi all'indirizzo orizzontefano.it, oppure se volete potete andare in Piazza 20 settembre e Andare all'ufficio relazioni con il pubblico e fare la dare la vostra adesione. Dopodiché, per tutte le altre informazioni, oltre al sito internet c'è anche la pagina Facebook. Io ringrazio l'assessore Samuele Mascarin, assessore all'ambiente e ai servizi educativi del Comune di Fano e ringrazio voi per averci seguito. Buona serata.